esercizio qui a Booty Camp. Legatevi le vostre caviglie, mi raccomando mettete un bel fiocco perché andiamo a fare una marcia. Ok, con la marcia tu puoi fare tutto con un elastico. Un basico per i glutei, lo sentirai sui glutei e sull'esterna coscia, ma fa tutto parte per quanto mi riguarda del booty camp. Ok, come sta andando i vostri allenamenti? Avete fatto anche le foto? Ricordate, scattatevi le foto, prima, dopo, durante, già dopo 7 giorni, 10 allenamenti, vediamo come i glutei cominciano a tonificarsi, a riempirsi, a prendere quelle grinzette brutte della pelle flaccida che cade e comincia a diventare tondo, teso, più bello, ok? E andiamo, marciamo indietro, marcia, e in avanti, marcia, tiro sull'elastico, marcia, ricordate che l'elastico lo controlli tu e non viceversa, ok? Indietro, marcia, vai in avanti, e tira, adesso tira, porta il busto in avanti, tira dentro gli addominali e usa quelle gambe, ok? Provi a tenere sempre le ginocchia belle parallele, piedi parallele, le ginocchia seguono sempre le punte dei piedi, dai, tira su quell'elastico, 4, 3, adesso scendiamo, scendo e salgo, scendo e salgo, ancora, 8, e 7, vai con il booty camp, ancora, 4, 3, 2, e 1, e stop, altro esercizio fatto e passiamo sul nostro prossimo esercizio di booty camp. Questo esercizio si chiama squeeze squats. Allora, prendete la posizione di uno squat normale, però divaricate poco a poco le punte. Allora, è un piccolissimo movimento su e giù, ok? Però quello che dovete concentrare è la posizionamento dei piedi, ok? I piedi sono leggermente divaricati a V, ok? Sono inclinato in avanti con il busto in avanti, glutei indietro, ma sto spingendo sulla parte esterna del piede, ok? E continuo come stessi provando di aprire il pavimento sotto di me, ok? Apro e quando apri i piedi, ok? Sentirai diciamo attivare tutta la parte esterna della coscia e dei glutei, ok? Continuiamo, squeeze, continui proprio a aggrapparti a terra con la parte esterna del piede, il tallone e apro proprio veramente come se stessi provando di strappare il pavimento, ok? Spingo verso basso, continuiamo, ok? Squeeze squat, perché sto schiacciando, stringendo la terra con i miei piedi e sentirai che proprio i glutei che si attivano, continuiamo, ok? Ancora 15 secondi, bellissimo esercizio proprio per i glutei, non solo per riscaldare ma proprio per allenare la parte più profonda del gluteo, ok? Proprio dove ci dovrebbe essere la solca, non so, proprio quel solco che vedi, gluteo bello tonico, alto, ma poi c'è questa parte concava, ok? Non perché è svuotato, ma perché è tonico. Continuiamo, ci siamo quasi. Dammi un altro 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eccellente. Passiamo al prossimo esercizio insieme. Ora andiamo a fare i stacchi, uno degli esercizi in assoluto più belli per i glutei, in particolare il gluteo basso, il gran gluteo, ok? L'elastico è necessario, ragazzi, potete utilizzare nel frattempo magari un paio di calze usati, insomma vecchi, quelli che non userai più, però la verità, vai a un negozio sportivo, comprati l'elastico perché pesa poco ed è uno dei, diciamo, attrezzi igienici meno costosi e più utili sulla pianeta Terra. Allora, per fare i stacchi chiuderemo i talloni insieme, ok? Passando l'elastico sotto i nostri piedi, divarico le punte, a questo punto accorcio la presa sull'elastico il più possibile e rimango inchinato con le gambe tese, schiaccio in avanti, ok? E torno indietro, come se stessi provando di passare tra due macchine sporche, ma c'ha un paio di pantaloni bianchi addosso, ok? Spingo partendo dai talloni insieme, polpacci insieme, interno coscia insieme, schiaccio la fine i miei glutei, come se stessi provando di schiacciare o stritolare il mio peluche preferito. Schiaccio e scendo, e schiaccio e scendo. E quello che ti sta portando il bacino in avanti è proprio i glutei che si contraggono, ok?
contrago e torno giù, tiro e torno giù. Se è troppo facile, appoggio la presa sull'elastico, continui ancora. Adesso rimani su, adesso schiacci i glutei, i talloni insieme, schiaccia, ok? E noterai, ok, noterai che nonostante quanto tu stai schiacciando i glutei, si rilassano, continua a schiacciare, continua a schiacciare. E proprio loro si rilassano da soli e tu devi continuare a schiacciare avanti e scendo giù, due, giù, tre, e giù, quattro, continui, bacino in avanti, torno indietro, bacino in avanti, torno indietro, bacino in avanti, e teniamolo, 8, 7, 6, 5, schiaccia, 4, 3, e facciamo le ultime 8, scendo e schiaccio, 2, schiaccio, 3, avanti, 4, continui, 5, schiacci i glutei in avanti, 6, 7, e rimango su, tengo la posizione, ultimo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, piega le gambe, recupero l'elastico, questi siamo uno stacchi, questo è il nostro booty camp, mi raccomando, insistete giorno dopo giorno, 30 giorni insieme per avere i glutei più tonici. Alla prossima esercizio, ciao! Nuovo esercizio qui a booty camp. Legatevi le vostre caviglie, mi raccomando mettete un bel fiocco perché andiamo a fare una marcia. Ok, con la marcia tu puoi fare tutto con un elastico. Un basico per i glutei, lo sentirai sui glutei e sull'esterna coscia, ma fa tutto parte per quanto mi riguarda del booty camp. Ok, come sta andando i vostri allenamenti? Avete fatto anche le foto? Ricordate, scattatevi le foto, prima, dopo, durante, già dopo 7 giorni, 10 allenamenti, vediamo come i glutei cominciano a tonificarsi, a riempirsi, a perdere quelle grinzette brutte della pelle flaccida che cade e comincia a diventare tondo, teso, più bello, ok? E andiamo, marciamo indietro, marcia, e in avanti, marcia, tiro sull'elastico, marcia, ricordate che l'elastico lo controlli tu e non viceversa, ok? Indietro, marcia, vai in avanti, e tira, adesso tira, tira, porta il busto in avanti, tira dentro gli addominali e uso con le gambe, ok? Provi a tenere sempre le ginocchia belle parallele, piedi parallele, le ginocchia seguono sempre le punte dei piedi, dai, dai, tira su quell'elastico, tira su quell'elastico, 4, 3, adesso scendiamo, scendo, scendo e salgo, salgo, scendo, scendo e salgo, salgo. Ancora, 8 e 7, vai con il booty camp, ancora, 4, 3, 2 e 1, e stop, altro esercizio fatto e passiamo sul nostro prossimo esercizio di booty camp. Questo esercizio si chiama squeeze squats. Allora, prendete la posizione di uno squat normale, però divaricate poco a poco le punte. Allora, è un piccolissimo movimento su e giù, ok? Però quello che dovete concentrare è la posizionamento dei piedi, ok? I piedi sono leggermente divaricati a V, ok? Sono inclinato in avanti con il busto in avanti, glutei indietro, ma sto spingendo sulla parte esterna del piede, ok? E continuo come stessi provando di aprire il pavimento sotto di me. Ok? Apro, apro e quando apri i piedi, ok? Sentirai, riusciamo a attivare tutta la parte esterna della coscia e dei glutei, ok? Continuiamo, squeeze, continui proprio a aggrapparti a terra con la parte esterna del piede, il tallone e apro, apro, proprio come, veramente come se stessi provando a strappare il pavimento, ok? Spingo verso basso, continuiamo. Ok, squeeze squat, perché sto schiacciando, stringendo la terra con i miei piedi e sentirai che proprio i glutei che si attivano. Continuiamo, ok? Ancora 15 secondi, bellissimo esercizio, proprio per i glutei, non solo per riscaldare, ma proprio per allenare la parte più profonda del gluteo, ok? Proprio dove ci dovrebbe essere la solca, non so, proprio quel solco che vedi, gluteo bene tonico, alto, ma poi c'è questa parte concava, ok?
non perché svuotato, ma perché è tonico. Continuiamo, ci siamo quasi. Dammi un altro 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eccellente. Passiamo al prossimo esercizio insieme. Ora andiamo a fare i stacchi, uno degli esercizi in assoluto più belli per i glutei, in particolare il gluteo basso, il gran gluteo. Ok, l'elastico è necessario, ragazzi, potete utilizzare nel frattempo magari un paio di calze usati, insomma vecchi, quelli che non userai più, però la verità, vai a un negozio sportivo, comprati l'elastico perché pesa poco ed è uno dei, diciamo, attrezzi igienici meno costosi e più utili sulla pianeta Terra. Allora, per fare i stacchi chiuderemo i taloni insieme, ok? Passando l'elastico sotto i nostri piedi, divari con le punte. A questo punto accorcio la presa sull'elastico il più possibile e rimango inchinato con le gambe tese. Schiaccio in avanti, ok? E torno indietro, come se stessi provando di passare tra due macchine sporche, ma c'ha un paio di pantaloni bianchi addosso, ok? Spingo partendo dai taloni insieme, polpacci insieme, interno coscia insieme, schiaccio alla fine i miei glutei, come se stessi provando di schiacciare o stritolare il mio peluche preferito. Schiaccio e scendo, e schiaccio e scendo. E quello che ti sta portando il bacino in avanti è proprio i glutei che si contraggono, ok? Contrago e torno giù, tiro e torno giù. Se è troppo facile, accorcio la presa sull'elastico. Continui ancora, adesso rimani su, adesso schiaccia i glutei, i talloni insieme, schiaccia, ok? E noterai, ok? Noterai che nonostante quanto tu stai schiacciando i glutei, si rilassano. Continua a schiacciare, continua a schiacciare. E proprio loro si rilassano da soli. E tu devi continuare a schiacciare avanti e scendo giù. Due, giù, tre, e giù. Quattro, continui, bacino in avanti, torno indietro, bacino in avanti, torno indietro, bacino in avanti, e teniamolo, 8, 7, 6, 5, schiaccia, 4, 3, e facciamo le ultime 8, scendo e schiaccio, 2, schiaccio, 3, avanti, 4, continui, 5, schiacci i glutei in avanti, 6, 7, e rimango su, tengo la posizione, ultimo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, piega le gambe, recupero l'elastico, questi si chiamano stacchi, questo è il nostro booty camp, mi raccomando, insistete giorno dopo giorno, 30 giorni insieme per avere i glutei più tonici. Alla prossima esercizio, ciao!